Salve a tutti amici del canale, oggi faremo la recensione di questa lampada bushcraft. Vedete? Andiamo a vedere come funziona. Bene, il prodotto viene in questa scatola. Come potete vedere, questa è una lampada da 1,5 watt, fa 130 lumen, che non è per niente male per una lampada isolata di queste dimensioni. Dice che può andare avanti per 5.000 ore. Ora, la cosa interessante di questa lampada è che è alimentata con energia solare. Vedete? 3,7 volt, 800 mAh. Le batterie sono agli ioni litio. La batteria è interna, qui, e viene ricaricata tramite questo pannello solare. È veramente molto semplice ed intuitivo. Troverete una pellicola che va rimossa. Dal momento che voi attaccate questa USB, vedete? Qua, si accende una luce rossa. La luce rossa si accende quando c'è un minimo di luminosità che la lampada può sfruttare per ricaricarsi. Quindi in questo momento è in carica. Se io tappassi, vedete, il pannello solare, la luce si spenge. Questo significa che non riesce ad attingere a una fonte luminosa per ricaricare la batteria. Se adesso io stacco il pannello solare e utilizzo questo gancio per appendere la nostra lampada, adesso ho una luce. Questa luce può andare avanti abbastanza per poter passare anche la notte e ricaricarla poi la mattina dopo. Il pannello solare, come vedete, è molto sottile e morbido e può essere ancorato, ad esempio, al retro di uno zaino, in maniera che prenda luce per tutto il tempo che ci serve di ricaricare la batteria. Potete utilizzare anche, per esempio, il buco per far passare la vescica dell'acqua, come per esempio le camel bag. Potete utilizzare quel buco per far passare il cavo dall'interno della sacca con la lampada all'esterno col pannello solare. Insomma, potete trovare diverse soluzioni e avrete una luce che vi consentirà di andare avanti giorni, giorni e giorni. Vi dico una cosa importante: in questo momento non c'è veramente molta luminosità, adesso è nuvoloso e siamo coperti dalla vegetazione. Qua non passa il sole, vedete? C'è vegetazione che copre. Nonostante questo, se io ripeto l'operazione e collego, mi segnala che si sta caricando. Quindi serve veramente pochissima luminosità e non si accende in automatico perché, come vi ho fatto vedere, se io copro la luce, questo si spenge. Passiamo ora a guardare il filo. Come vedete, il filo è veramente molto lungo e vi permette di giostrarvelo un po' come volete. Ecco qua, guardate quanto filo avete. Quindi potete utilizzarlo veramente come volete. Dimensioni praticamente nulle. E abbiamo la luce. Se vi interessa questo prodotto, noi l'abbiamo preso su GearBest. Ricordatevi che GearBest ha un'opzione di consegna espresso in cui vi può arrivare in meno di una settimana, 7 giorni, intorno a quel numero. Quindi controllate se la prendete e quando la prendete per vedere se potete ottenerla in una settimana. L'oggetto è veramente buono, i LED sono resistenti, la lampada in plastica è veramente, veramente resistente e utile per chi fa bivacchi, campi o qualsiasi cosa necessiti di una luce. Bene, continuate a seguirci, lasciate un like, noi vi ringraziamo molto per il fatto che guardate i nostri video e ci vediamo con una prossima recensione.